l'amministrazione che ha deciso ciò, i politici che hanno deciso ciò, sono quelli che hanno investito milioni di euro in quella struttura per ristrutturarla, ampliarla. Quei soldi sono soldi pubblici, sono stati sprecati, allora, se ora lo chiedete. Sala gremita, gente arrabbiata, alla fine la consapevolezza che il punto nascita non si salverà. Proteste o non proteste, dal 1° giugno le donne del Casentino dovranno partorire al San Donato di Arezzo, che esse arrivino da Subbiano o da Pratovecchio. La rabbia scoppiata all'interno del centro sociale di Bibbiena, dove il sindaco Daniele Bernardini aveva convocato un incontro pubblico, era principalmente dovuta al fatto che proprio quest'ultimo fosse arrivato dopo la firma definitiva del patto territoriale. I cittadini si interpellano prima o dopo aver preso queste decisioni? Al tavolo dei relatori, oltre al sindaco Daniele Bernardini, i medici, tra cui il noto chirurgo Andrea Rinnovati, che ad un certo punto però lascia il tavolo. Probabilmente la gente dentro di sé c'ha un dente avvelenato, perché con Daniele ci siamo visti un anno fa al cinema Sola Bibbiena e abbiamo sentito tutti storie sui numeri. C'era una specie di economista della sanità che si chiamava assessore. La gente prima vuol vedere i nuovi servizi e poi casomai parlare della riduzione di altri. Siamo stufi di questa modalità. Stufi, chiaro? Chiaro? Se ne va. Rinnovati se ne va. Allora, noi abbiamo una chirurgia che fa 1193 interventi l'anno. Di questi, la metà di media e grande chirurgia, che dà una risposta chirurgica alla popolazione del Casentino per il 75%, considerando che non c'è l'ortopedia che assorbe un altro 30%. Quindi l'abitante del Casentino che si rivolge per una richiesta chirurgica all'ospedale trova una risposta. Allora, io credo che un ospedale che ha mantenuto una connotazione con 4 letti di rianimazione più 2 di subintensiva, con una chirurgia che marcia in questa maniera, con una medicina che dà una risposta a oltre il 93% della popolazione, è un ospedale che funziona. È stato poi Massimo Mandò, direttore del Dipartimento di Emergenza Urgenza e 118, a rassicurare che il servizio sarà implementato e che i soccorritori sanno già cosa fare in caso di un parto d'emergenza. Con l'automedica portiamo altri 2 sanitari nel territorio, quindi il Casentino avrà un'ambulanza infermerizzata, 2 VLSD e un'automedica, che saranno autosufficienti, con la creazione poi all'interno del pronto soccorso di una piastra in cui l'infermiere si occupa anche dei trasferimenti urgenti dal Casentino verso Arezzo o altri ospedali. Noi rendiamo la zona autonoma dal punto di vista dell'emergenza urgenza, quindi non avrà più bisogno di supporti aretini, ma sarà autonoma. Noi nella nostra formazione, che va dal trauma all'arresto cardiaco, al massaggio cardiaco, abbiamo anche corsi di parto precipitoso, li facciamo quotidianamente, quindi per noi fare un corso di questo tipo qua è cosa comune, non ci sposta il problema. Il CREST, organismo che riunisce 14 comitati spontanei per la difesa della salute in Toscana, non si arrende e adesso passerà alle azioni pesanti. Vogliamo accertare se c'è stato terrorismo psicologico per cui le donne sono state andate ad Arezzo e quindi sono stati fatti calare ad arte i requisiti per chiudere questo reparto. Lo accerterò facendo un'esposta alla procura, lo preparo, lo farò vedere a dei legali tramite l'ADUC, che è l'associazione dei consumatori con cui ho collaborato per fare altri esposti, e se ci sono gli estremi farò anche una denuncia al prefetto. All'ospedale di Bibbiena rimarrà tutto il percorso nascita prima e dopo il parto. Soltanto il lieto evento dovrà svolgersi nel nosocomio aretino. Ci sono piccoli paesi messi un po' fuori mano e Arezzo rimane un po' scomodo. È la 71 anche da fare. Sì, è lunga, è brutta, è lunga. Poi maternità, uno che attende un bambino non è tanto comodo. Non si sa mai.